Nell'ambito del WUC 2017 Weeks of UNESCO Chair e del workshop Paesaggi mediterranei come laboratori di sostenibilità e di pace, narrazioni audiovisive della Murgia, delle lame e delle gravine, che si è tenuto a Matera, è stato presentato nella Chiesa del Cristo Flagellato il volume Il Camino di Puglia, il Traturo Regio Melfi Castellaneta e la Via Appia, con testi di Antonio Bavusi e itinerario GIS a cura di Vito Lerario. L'introduzione al testo è del professor Pier Giuseppe Pontrandolfi, docente della Cattedra di Pianificazione Territoriale presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi della Basilicata. Nel disegnare le nostre mappe, scrivono gli autori nella presentazione, ci siamo avvalsi degli antichi tracciati riportati nelle descrizioni e nelle mappe di archivio della Dogana di Foggia. Da millenni il Cammino di Puglia, è così definito anche nelle carte d'epoca, è stato percorso dai pastori e dalle greggi durante i due periodi della transumanza, primaverile e autunnale, ma anche dagli eserciti, dai commercianti, dai viaggiatori e dai pellegrini diretti o di ritorno dalla Terra Santa. È la proiezione e l'affermazione, scrive Pietro Don Marco nella presentazione al testo, di quello che siamo stati e quello che dovremmo essere. Due iniziative che abbiamo organizzato all'interno della settimana della Cattedra UNESCO qui a Matera, che sta sviluppando diverse attività nel mese di marzo. In particolare questa iniziativa del libro di Bavusi e Lerario questa sera è di particolare interesse perché si integra fortemente con le attività del laboratorio di tesi del quinto anno della Facoltà di Architettura, che ha ad oggetto proprio una riflessione sull'area vasta al cui centro ci sta Matera, ma che riguarda un territorio molto più ampio, tutta la zona della fascia bradanica. L'idea è quella di capire, partendo dalla storia e dalle caratteristiche di questo territorio, se questo territorio, come in passato, può avere delle vocazioni e delle prospettive di sviluppo sostenibile in particolare. Questo territorio è stato in passato territorio di sviluppo, ma anche territorio di conflitti. Noi ci auspichiamo, anche con queste attività, di dare un contributo per immaginare un futuro diverso per questo territorio. Matera è al centro, insieme ad Altamura e a Gravina, di questa area vasta e svolgerà, deve svolgere un ruolo importante anche per trainare i territori che stanno all'intorno. Con questo lavoro iniziato nel 2008, il Cammino di Puglia è il tratturo regio Melfi-Castellaneta, ma anche la Via Appia, perché in molti tratti la Via Appia ripercorre anche tratti dell'antico percorso che veniva chiamato appunto Cammino di Puglia. Il tratto lucano-pugliese iniziava dall'Ofanto e poi attraverso il Vulture percorreva la Valle del Basentello, la Fossa Bradanica e raggiungeva praticamente la provincia di Taranto. Fino a Castellaneta il tratturo e la Via Appia proseguiva verso Brindisi. Questo è un lavoro iniziato appunto da me e da Vito Lerario nel 2008, quindi ha avuto diciamo una fase abbastanza lunga, soprattutto sostenuta da documenti di archivio, di cartografie reperite soprattutto alla Dogana di Foggia e soprattutto guardando alle antiche mappe dei percorsi della Via Appia. E qui è stato anche abbastanza difficile ricostruire un percorso che in realtà in molti tratti ha perso i connotati originari e quindi è stato difficoltoso raggiungere e trovare questi punti dove la Via Appia soprattutto nella parte lucana. Devo dire che è stato un lavoro anche entusiasmante e continua tutt'oggi perché è in progress. Oggi con l'Università della Basilicata e soprattutto con la Cattedra di Architettura e Urbanistica, ma anche con la Cattedra UNESCO, stiamo facendo un lavoro abbastanza di approfondimento sulle origini, perché questo non è solo un itinerario, è un percorso che va alle radici identitarie delle comunità. Dobbiamo pensare che queste aree erano un tempo abitate, soprattutto nell'area preistorica sulla Murgia, e quindi c'è la fase di passaggio tra l'età della pietra all'età dei metalli. E quindi è stato fondamentale fissare anche questi aspetti su cartografie. Quindi il lavoro che è stato condotto non è solo un lavoro testuale e documentale, ma è anche di tracciare, mappare e, come dire, marcare
noi li abbiamo definiti marcatori della memoria, proprio per dare un senso e un'originalità a un percorso che può avere anche oggi un'importanza fondamentale, andare alle radici dell'identità, l'identità che è di questi popoli che hanno un tempo abitavano quest'area. Quindi pensiamo, Matera è attraversata a nord da questo tratturo e si trova nella fase murgiana. Ha molte, come dire, Matera ha anche similitudini sull'area, per esempio, delle Gravine, sull'area delle Murge, ma anche sulle aree più a sud della Basilicata, quindi che confinano con la provincia di Taranto. Quindi questi paesaggi unici nel loro aspetti di importanza possono essere anche definiti un sistema che può essere sicuramente importante per rafforzare questa idea culturale di una città che ha bisogno di questo territorio. Il mio contributo è stato un contributo, diciamo, cartografico, e per quanto riguarda il discorso del tratturo ci siamo abbassati delle carte della dogana di Foggia, quindi, ma l'importante di tutto questo lavoro è stata la nostra ricerca sul campo, perché noi ci siamo recati sui luoghi descritti dal Paratilli, per esempio, per quanto riguarda l'Appia, per constatare se quei toponimi erano ancora esistenti oppure no. Quello che sicuramente che emerge da tutto il lavoro è anche la trasformazione del territorio, che questo unicum che da Melfi scendeva fino a giù, noi ci siamo fermati a Castellaneta, insomma, perché abbiamo tenuto conto di quello che era il tratturo, che per le carte ufficiali sono 140 km, l'arco 111, chiaramente dedicato alla transumanza, mentre poi noi, facendo i calcoli di quello che poi era il percorso, diciamo, attraverso i rilievi, siamo arrivati più o meno sui 100 metri, 223 km, comprendendo anche il tratto che da Melfi va a Monteverde, arriviamo intorno ai 130. Quindi il discorso è che abbiamo implementato, oltre al libro, cioè abbiamo un sito che è www.bandosia.org, da dove si può prendere spunto di quello che è stata la ricerca del testo, ma dove soprattutto si possono consultare il GIS, questo GIS che abbiamo implementato, che è il web GIS alla fine, insomma, una sorta di open data, dove abbiamo mappato sia i tracciati sia i toponimi, abbiamo fatto anche un lavoro fotografico, quindi per alcuni toponimi, quindi cliccandoci sopra, in alcuni toponimi si può vedere la fotografia ed eventuale anche descrizione delle stazioni romane, le Manzio, oppure che ne so, delle taverne di Rute, e si vedono anche le trasformazioni delle competenze. Il sito contiene anche chiaramente le tracce che si potranno scaricare per gli amanti dell'escursionismo, o visite guidate, per dire. Però è chiaro che è un di più che noi diamo per andare incontro alle esigenze di chi, camminatori, nel tempo potranno vedere, apprezzare quelle che sono le peculiarità di un territorio bellissimo che va assolutamente tutelato con azioni mirate, e devono lasciare, come dire, un marcatore, nel senso che noi infatti definiamo questo lavoro anche marcatore del tempo della memoria, proprio perché non dobbiamo perdere la memoria, si perde quando si perde la propria identità, la cartografia, la ricerca e anche questo. Il nostro lavoro sul web è un work in progress, la ricerca non si ferma qui, perché chiaramente voi possiamo immaginare di tratturi, di vie, per esempio le vie del sale, per esempio, no? Perché erano le famose vie del sale che da Venosa a Canosa. Quindi è un lavoro che è in fase di implementazione. Ogni giorno aggiungiamo un toponimo nuovo, perché ci accorgiamo che ci sono dei siti magari che non sono censiti. E questi siti dovrebbero essere attenzionati dagli enti per cercare di intervenire e tutelare prima che, insomma, il tutto si possa perdere, proprio perché un altro aspetto importante che noi abbiamo visto è lo spietramento, per esempio, che ha praticamente rovinato quelli che erano i tracciati, e lo vediamo sul campo, quindi il work in progress è anche questo. Abbiamo cominciato anche a tracciare quelle aree dell'Appia dove sono ancora presenti i cosiddetti selciati lastricati. Per questo lavoro che abbiamo cominciato, non è un lavoro semplice, perché bisogna andare sul posto, verificare,
quindi poi, come dire, il dataset poi va perfezionato, anche se non si raggiungerà mai la perfezione, perché di precisioni, di cose ci potrebbero sempre essere. Parliamo di 2000 anni per quanto riguarda l'Appia, parliamo del tratturo che qualcosa è rimasto, per dire, ma anche esso, come dire, ormai i terreni sono privati, sono... Noi daremo il nostro contributo volontario, che questo è un lavoro volontario, il libro è anche gratuito, e quindi per pura passione.